Ciao, salve a tutti quanti amici e amiche mie, bentornate nel mio canale. Io sono Maria Teresa, ma mi chiamano anche Terry, da qui nasce il nome Fantasie di Terry. Oggi andremo a fare il secondo video in collaborazione con la Panda All Select, che mi ha gentilmente omaggiato dei materiali. E oggi andremo a fare un video tutorial che combina sia il fimo che le perline. Quindi andiamo a realizzare, eccoli qua, questi orecchini che ho chiamato cuore di mamma. Il cuore è in fimo. E poi l'ho, diciamo, texturizzato, dopo vi farò vedere come. E ho passato una porporina dorata e poi sono andata a lavorare le gocce che mi ha offerto la Pandol Select, e abbiamo fatto un paio di orecchini molto carini. Allora, questi orecchini, adesso vi faccio vedere anche le altre versioni. Io li ho chiamati cuore di mamma, perché li ho dedicati alla mia mamma, che il giorno 13 febbraio ha fatto il compleanno. Purtroppo la mia mamma è da tanto tempo che non è più con me, sono già 27 anni, e quindi ho voluto dedicargli questi orecchini, chiamandoli proprio così, cuore di mamma. E poi, dato che siamo diciamo, nella settimana della festa degli innamorati di San Valentino, una creazione con il cuoricino ci stava bene. Ok, questa è l'altra versione che ho fatto, sono in argento, molto carini anche questi qua. Sono molto giocosi, come potete vedere, come orecchini stanno molto bene all'orecchio. E poi questa è l'altra versione che ho fatto. Eccoli qua. E oggi li andremo a fare in questa versione, però cambiando il disegno che c'è sul cuoricino. E adesso vi vado a dire i materiali che ci serviranno per realizzare questi orecchini. Intanto ci serviranno i materiali che mi ha offerto la Pandol Select, e parlo in questione di queste goccine. E vi faccio vedere il codice, eccolo qua. Questo qua è il codice ed è un box che ne contiene 45. Poi ci serviranno questi cipollottini, che nella misura sono come una 11.0, quindi se voi non le avete potete usarle semplicemente le 11.0. Questo qua è il codice. Comunque sono materiali che trovate sul sito e potete andare anche a vedere là se vi interessano. Poi ci serviranno delle 15.0. Allora, noi oggi faremo la versione in color argento. E sono queste qua che sto usando, e sono le Galvanized Silver 1150. Poi ci servirà del fimo. Io in questo caso vado a usare questo colore, che è questo qua, e una sfoglia che io già mi sono passata nella macchina della pasta, vedete, all'incirca è 1 mm. Faccio vedere subito. Allora, 1 mm. Ok, poi ci servirà la taglierina per tagliare quindi il cuoricino. Io ho questa qua e ne dovrei avere anche un'altra, sì, e ho questa qua. Sono due, sono una più grande e una più piccola. Ora poi vedremo quella che potremo usare. Poi ci servirà la mascherina. Oppure io ho anche questi cuoricini in silicone che servono proprio per imprimere la forma sulla pasta. Però io oggi vado a usare un'altra cosa, quindi vado a usare queste mascherine. E ora dopo vi farò vedere come le vado ad usare. Poi ci servirà qualcosa del genere per fare il buchettino dove passerà poi la goccina e dove metteremo il pernetto, delle pinze. Un pennellino, perché andremo a spolverizzare
andremo a spolverizzare della porporina tipo questa qua, ma io adesso non me la trovo sotto mano, ora me la vado a cercare, voglio usare quella in color argento, questa è quella in color oro. Ragazze, penso di aver detto tutto, ago e filo poi per ingastonare la goccina e questo qua è tutto. Mi sposto un attimo tutto, mi sistemo per quello che dobbiamo fare e ci vediamo subito. Ragazzi, eccomi qua. Allora, io sono andata a prendermi i miei. Eccole qua. Da spolverare. Queste sono le porporine da spolverare sopra, sopra l'orecchino che adesso andremo a tagliare. Adesso vi faccio vedere tutto il procedimento. Intanto mi vado a prendere una lastra. Non la guardate che è sporca, ma è tutta colorata. Ma a me non mi interessa perché per quello che devo fare io. E allora. Io mi metto la pasta sulla lastra, eccola qua, vedete mi sistemo meglio il telefono, penso che mi vedete bene, tutto in diretta, ok, eccoci qua. Dimenticavo di dirvi che ci vogliono anche le monachelle per l'orecchino, giusto? Sì. Ok, mi sono sistemata la pasta sulla mia lastra di vetro. Mi vado a prendere, vediamo se riusciamo a farci venire due paia di orecchini da questa quantità di pasta. Mi vado a prendere in questo caso lo stampino più piccolino e mi vado a tagliare, stando attenta a non uscire fuori dai bordi della pasta. Il mio cuoricino, il primo, eccolo qua. Il primo è tagliato. Adesso me la giro al contrario per recuperare un po' di spazio e mi vado a tagliare l'altro. Ecco qua. Vedete? Ok, adesso fermo qua. Mi vado a prendere questo qua che è un pochino più grande e ne andiamo a realizzare un altro. Poco più grandi questi qua sono. Vediamo, cerco di sistemarlo in modo da farci venire anche l'altro. Quindi il primo. Vediamo se ce ne viene un altro. E vediamo un po'. Avendo poi il telefono davanti, aspettate un attimo, me lo sposto, adesso me lo rimetto di nuovo a posto, non si vede bene quello che vado a fare. Quindi, avendo il telefono davanti, penso che chi fa tutorial come me sa che andiamo a combinare guai. Allora, adesso. Ecco, ho trovato il modo di andare quindi a non fare danno e lo vado a tagliare. Ecco qua. Va bene. Ok, vado a togliere la pasta in eccesso. Questa non si butta, la andiamo a conservare e fare poi altre cose. Ok, come potete vedere, adesso andiamo a texturizzare. Prima un attimo, mi sistemo. Meglio, ok, ecco qua. Ed ecco qua, ecco qua. Allora. Adesso vi faccio vedere che cosa andiamo a fare. Quindi prendendo queste mascherine, andiamo, intanto me lo vado a sistemare come vorrei che dovrebbe venire il disegno nel mio orecchino. In questo caso mi piace così. Vado a prendere un piccolo rullo e ci vado a passare piano piano, vedete?
questa maniera qua. Adesso mi vado a prendere il mio pennellino con la mia porporina e me lo vado, diciamo così, a colorare. Vedete? Ecco qua. Adesso cosa faccio? Piano piano mi tolgo la mascherina dalla pasta e la sposto la mascherina. Vedete? Adesso andiamo a fare l'altro. Quindi in questa maniera qua. E di nuovo facciamo la stessa cosa. Allora, l'altra metà di cuore, siccome sto vedendo che è venuta questa linea, facciamo questo. Così viene una cosa un pochino artistica. Adesso ve lo faccio vedere. Un attimo che mi vado a fare anche l'altro, stando attento di non sporcare anche la parte dove non c'è quella lineetta. Ecco qua. Vedete? Ok, adesso andiamo a fare gli altri due, però questi li andiamo a fare diversamente. Quindi in questo caso posiamo il rullino e vi faccio vedere come andiamo a fare gli altri. Gli altri li andiamo a fare con queste qua, con questa. Andiamo a prendere quindi il cuoricino e lo andiamo a, stando attento a metterlo bene, ad imprimere premendo bene 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 da imprimere sopra il cuoricino. Ecco, vedete? Andiamo a fare l'altro. Allora, ragazze, vi piace il fimo? Si possono realizzare tantissime cose. Però bisogna avere tanta pazienza perché con il fimo così è. Quindi adesso andiamo a prendere la porporina e andiamo a spolverare. Ora vi faccio vedere un'altra cosa. Intanto andiamo a spolverare. Non vi preoccupate qua se andate a sporcare perché adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Quindi ok, diciamo che questo è il primo, questo è il secondo. Spero che vi piaccia questo progettino di questi cuoricini molto primaverili. Ok, e adesso a me piace così il colore. Adesso che cosa andiamo a fare? Intanto mi vado a chiudere qua se non faccio danni. Ok, mi vado a prendere un pezzettino di scotch. Io ho questo qua bello grande sotto mano, vedete? Me lo vado un attimo che alziamo un pochino, ecco, me lo vado a tagliare un pezzettino, scusate il mio rumore,
vado con lo scotch, vedete, me lo vado a passare sul primo cuoricino. Ecco. Mi va a togliere l'eccesso e va a rimanere sotto il colore del fimo originale, vedete? Però lascia diciamo la porporina giusta per vedere i dettagli che ci sono nel cuore. Ok, penso che così questo possa andare. Adesso andiamo a fare l'altro. Ok, uno. E in questa maniera qua si possono realizzare anche i cavo. Adesso io che cosa vado a fare? Vado a fare il buchetto dove andrà agganciata la monachella. Diciamo la goccina e me li vado ad infornare, va bene? Ok, va bene così. Adesso facciamo il buchetto. Un attimo che ne ho spostato tutto, però eccolo qua. Io lo vado a fare con questo qua, ma sarebbe forse anche meglio uno stecchino che io in questo momento però non ho sotto mano. E allora, perché questo mi sembra un pochino grande, vediamo. Se non, non li vorrei rovinare. Allora, intanto faccio vedere. Vedete? E poi me li vado a infornare direttamente su questa lastra di vetro. Vedete? Facciamo anche l'altro. Metti a fuoco. Ok. Ok. Ecco qua, vedete? Adesso me li vado a infornare e ci vediamo dopo per continuare l'ingastonatura della goccia. Ok, rieccoci qua, vi faccio vedere i cuoricini che li ho usciti dal forno e li ho, diciamo, ho passato un velo di trasparente per proteggere il colore, la porporina che ho messo. Adesso stanno asciugando e continueranno ad asciugare. Noi nel frattempo andiamo ad ingastonare la goccina. Vi faccio vedere anche gli altri. Eccoli qua. Ok, allora le goccine, forse non vi ho detto la misura, ma comunque nell'info box, poi vi mettevo in ogni caso lo scatolino dove c'è la descrizione, sono all'incirca come misura una 8x10. Quindi adesso noi cosa andiamo a fare? Andiamo a mettere sul lago, poi andiamo a mettere sul lago 9, 10, 15, 0. 10, 15, 0 alternate da 10 cristalli. Questi qua la misura che è come la 11, 0. Quindi, se voi non avete, diciamo, questi cristalli qua, potete mettere benissimo le 11, 0. Vedete? Sono 10, 15, 0 alternate, diciamo, da 11, 11. Allora, 10, 15, 0 alternate da 10, 11, 0. Io in questo caso ho messo i cristalli che hanno la stessa misura della 11, 0. Andiamo a chiudere a cerchio. Un attimino mi sposto perché sennò mi viene male per andare a chiudere. Andiamo quindi a chiudere a cerchio. Andiamo a fare qualche nodino e ci vediamo subito. Ecco, questo è quello che noi ci dobbiamo trovare. Adesso che cosa facciamo? Sto uscendo io, diciamo, dal cipollottino, quindi diciamo da una 11.0 se me lo metto a fuoco. Quindi sto uscendo da qua, vado a mettere sul lago 8 15.0. Quindi sto saltando dal cipollottino e vado, ne salto uno
e vado nel, diciamo, nel prossimo, quindi uscendo dal cipollottino ne salto uno cipollottino e vado nell'altro. In questo caso, se voi mettete le 11.0, uscite da questa 11.0, saltate quella centrale ed entrate in quella che viene dopo. Quindi, sempre sperando che non si vada a rompere il cristallo, perché sono molto delicati, sono molto belli, però sono molto delicati. Ok, in questo caso andiamo a fare questo archetto qua, vedete? E questo lo dobbiamo fare per 5 volte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Dobbiamo fare 5 archetti fatti in questa maniera e ne facciamo un altro e poi gli altri li fate da solo. Quindi 8, 15 e saltiamo il cipollotto centrale. Ma se ne va sempre fuori fuoco, non lo capisco. E saltiamo quindi il cipollotto centrale ed entriamo in quello che viene dopo. Vediamo. Eccolo qua. Facciamo tutti e cinque gli archetti e ci vediamo subito. Eccoci qua. E quindi io ho completato il mio giro. Adesso che cosa sto facendo? Sto uscendo dal cipollottino. Vado a entrare nelle prime 4, 15 ed esco e vado a mettere sul lago una 15-0. Adesso che cosa faccio? Ho la 15-0 sul lago, vado nel prossimo archetto e in questo caso che cosa faccio? Mi sa che sono queste che le fanno andare fuori fuoco comunque. Quindi sto uscendo da questo archetto e me ne vado ad entrare nel, diciamo, nella terza e nella quarta dell'archetto che ci viene davanti, quindi sulla terza e sulla quarta 15-0 in questa maniera qua. Proprio non me lo vuole mettere completamente a fuoco. È una barzelletta. Ho comprato il telefono perché quello che avevo, quello vecchio, non mi faceva vedere e mi andava fuori fuoco come questo. E questo è peggio di quello che avevo prima. Comunque, entriamo nella, diciamo, nella terza e nella quarta, in questa maniera qua. E di nuovo andiamo a mettere una 15-0 sul lago e andiamo a fare la stessa cosa nel prossimo archetto che ci viene davanti. Quindi, entrando nella terza e nella quarta. Quindi nella terza e nella quarta. Che cosa stiamo facendo? Stiamo facendo la gabbiolina per andare a mettere la goccina. Facciamo questa per tutto il giro, la completiamo e andiamo a incastonare la goccia. Eccoci qua, ho completato il mio giro. Questo è quello che noi ci dobbiamo trovare. Vado a prendere la goccina, vedete? E che cosa vado? La vado a mettere con la parte bella rivolta verso l'ingiù. E che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo far corrispondere la punta della goccia con il centrale, questo qua, tra i due archetti. Quindi l'andiamo a mettere in questa maniera qua, vedete? E andiamo a tirare piano piano, piano piano, fino a bloccare la goccina. Vedete? E si va a bloccare perfettamente. Ora io in questo caso ho il telefono davanti, ma ve la faccio vedere un attimino e poi dopo me la sistemo meglio. Ok? Eccoci qua, vedete? Io ho ingastonato la goccina. Ecco, perfettamente. Adesso mi trovo ad uscire, vedete? Questa è la punta della goccia. Mi trovo ad uscire dalla 15-0, questa qua, proprio laterale alla punta, e vado a mettere sul lago 5-15-0. Andiamo a fare l'archettino dove andremo a far passare l'anellino per agganciare la goccia. Naturalmente io ho
ho messo queste goccine, questa misura, perché avevo questa misura che mi aveva mandato l'azienda. Però se voi ne avete più grandi, le potete mettere anche più grandi. E allora adesso sto uscendo, quindi. E dai, metti a fuoco. Oggi non mi vuole collaborare il telefono. Non ho capito il motivo. Vediamo se tolgo magari qualche cosina. Vediamo un po'. Allora, quindi stiamo uscendo quindi da questa qua ed andiamo ad entrare in quella proprio al lato, alla stessa. Ok, e andiamo a fare questo piccolo archettino. Vedete? E diciamo che abbiamo completato. Io adesso me la vado di nuovo bella a rinforzare bene bene e poi ci vediamo per assemblare l'orecchino. Adesso andiamo ad assemblare il tutto. Quindi prendo il mio cuoricino, prendo un anellino, già me lo sono aperto e vado ad agganciarmi alla parte finale dell'orecchino e vado a mettere anche la goccina. Allora, vediamo se riesco. Ragazze, spero che questo tutorial vi sia gradito. Andate a dare un'occhiata al negozio, l'azienda ha tante cose carine nel suo sito, è ben fornito. Ok. Vedete, abbiamo messo la goccina. Adesso vado a mettere la monachella. Quindi un altro anellino. E mi vado a agganciare alla parte superiore. Allora, devo dire che effettivamente questi qua, così così, però quelli altri, quelli che vi ho fatto vedere prima, mi piacciono molto di più i cuoricini, forse perché sono venuti un pochino più grandetti. Ok, metto un altro perché mi piace un pochino che deve dare un pochino più di pendente come orecchino. E poi dopo mi vado a fare l'altra goccina, me la vado a fare da sola, così poi ve li faccio vedere tutte e due insieme gli orecchini. Ok, adesso andiamo a mettere la monachella. Queste monachelle sono molto carine perché sono in argento 9,25. E allora vediamo, ecco, se riesco ad agganciarla in questa maniera qua. Eccolo qua, completato. Eccolo qua, ragazze. Che ne dite? Penso che sia molto carino. Eccolo qua. Adesso mi vado a incastonare l'altra goccina e ve li faccio vedere tutte e due. Ragazze, siamo arrivati a 30 minuti, cose da pazzi, che io non ci arrivo mai a questi, diciamo, minuti. Allora, eccoli qua gli orecchini completati. Spero che vi piacciono. Questi sono gli altri. Eccoli qua. Eccoli qua, i miei cuore di mamma, in collaborazione con l'azienda Panda All Select. Ragazze, se il video vi è piaciuto mettete un bel pollicione in su e iscrivetevi al canale, manca poco ai 1000. Vi mando un bacione e vi auguro una buona giornata. Ciao ciao!